Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pietro del Tank e questo nuovissimo video che faccio, questa volta siamo su Call of Duty World War 2. Perché faccio questo video? Innanzitutto per dirvi che questa sarà una random live, quindi farò meno tagli possibile, se non nessuno, se riesco. E ve lo faccio il 17 aprile 2018 perché è uscito il nuovo aggiornamento che si chiama Blitzkrieg o qualcosa del genere, che praticamente mette nuove cose all'interno delle collezioni. Come potete vedere, eccola qua, c'è una nuova arma, lo Sterling, poi c'è una nuova uniforme, c'è un'altra nuova arma e un'altra nuova ancora, cioè la mazza da baseball. Insomma, sono state aggiunte delle cose interessanti. Io ho già trovato qualcosina nei lanci di rifornimenti. Magari adesso, aspettate, scusatemi, faccio così. Magari adesso provo a fare un lancio di rifornimenti. Come potete vedere, ne ho tenuti tanti per farvi vedere. Vediamo se trovo qualcosa. No. Sì, vabbè, chi se ne frega che eroico. Voglio trovare le cose verdi. Forza, 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 forza. Epico, interessantissimo. Oh, guardate lì. Guardate che lancio. Eroico. Forza, 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 neanche qua? È incredibile. Vorrei trovare davvero almeno uno di quelli. Eccolo lì, eccolo qua, per farvelo vedere. Insomma, sono questi tipi di carte. Adesso ho trovato un portafortuna che ci permettono di trovare le cose della collezione. Insomma, vi dico che io in questo periodo cercherò di giocare il più possibile per finire la collezione in modo da avere le armi nuove. Soprattutto io voglio lo Sterling, assolutamente. Ma non sono finite qua le novità. Perché? Innanzitutto volevo dirvi che ho in mente di fare un nuovo video in Call of Duty che sarà un misto tra Call of Duty World War 2 e un misto tra Call of Duty Infinite Warfare per parlare di Black Ops 4, il video che il gioco che uscirà, e per parlare delle novità che porterà, sperando che vi possa interessare. Fatemelo sapere nei commenti e nel sondaggio che vi metto qua in alto. Comunque, le novità non sono finite perché... al di là del fatto che si tratta di un piccolo aggiornamento, a differenza dell'ultimo che hanno fatto dove hanno cambiato tutte le divisioni, hanno aggiunto delle modalità. Ed eccole qua. Combattimento 24/7, roba del genere. Che si tratta di una cosa, beh, anche guerra terrestre con tanti giocatori, ma si tratta di una cosa particolare. Perché, come potete vedere, si giocherà nel QG. Io adesso non voglio giocare assolutamente a caccia agli oggetti, vorrei giocare a... tutti contro tutti o a gioco delle armi. Preferisco tutti contro tutti. Il gioco delle armi mi irrita in modo pazzesco. Comunque vi voglio far vedere una partita all'interno del quartier generale, che è una novità assurda sinceramente, perché il quartier generale non è una mappa vera e propria. Non te lo aspetti di giocarci dentro. Eppure succede. Vediamo cosa è partito. Ti prego, non caccia gli oggetti. Tutti contro tutti, benissimo. Entriamo a partita inoltrata molto probabilmente, non importa, anche se questo vorrà dire che di sicuro non vincerò, soprattutto se entro a partita finita. Comunque, l'obiettivo è farvi vedere qualche kill, possibilmente, assolutamente, ma farvi vedere com'è giocare nel quartier generale, se poi vi fa venire voglia di venire, anche, di venire a giocarci anche voi. Non è... ancora veramente iniziata la partita, cioè è iniziata ma non proprio. Che fa quello lassù? Comunque adesso proveremo a fare del nostro meglio. Ho visto una persona là, mi hanno seccato dall'angolo. Come potete vedere è particolare perché non è proprio una mappa fatta per giocarci, e quindi, cioè, è strano, è davvero davvero strano. Praticamente posso... Chi è che mi ha sparato? Posso cercare di sponchillare il tizio che spawna là, ma qua c'è una persona. Io non ci so salire là sopra, a differenza di molti. Di conseguenza rischio di morire dalle persone. Camper Balord era lì che si sdraiava, questo infame. Dove sei? Dove sei? Mi stai seguendo? No. Vivo lo spia, qualcuno ha già preso vivo lo spia. Ho smirato. Ciao bello. Adesso cerchiamo comunque di fare un punteggio il più positivo possibile per farvi vedere un gameplay interessante. L'ho visto, lo ignoro un secondo. Eccolo lì. Perfetto. Non so quanto possa servire sinceramente un... vediamo, lì c'era un T.
tizio, stavo girando a vuoto, sto vincendo, sono primo, vabbè. Mandiamo il video lo spia, ma no, in realtà non serve granché perché c'è già in questa modalità. Dai, muori. Adesso entro da qua e uno. Qua mi sembrava che ci fosse un altro. Muori, perfetto. Sto facendo per adesso una partita interessante perlomeno. Vieni qua. Mi sta venendo a prendere da dietro sto balordo. Dai. Ok, ce n'è uno. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sono abbastanza concentrato. 12-4, non male come inizio, come start. Dobbiamo cercare di arrivare... cercare di arrivare il prima possibile a 30 per concludere questa partita. Sono morto in modo stupido in questo momento, sinceramente. Però, comunque, mi sembra la cosa più intelligente stare qua dentro e uccidere le persone dall'alto. Perché... No, no, da dietro. No, 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 no. Che cosa terribile, dove cavolo sono? Non sono abituato a giocare nel QG, vi giuro. Perché non è una mappa che trovo adeguata per giocarci. Ma, mannaggia la miseria, perché ci sono tanti punti ciechi che non ti permettono di vedere le persone che ti stanno dietro. E quindi magari una volta io prendo alle spalle, una volta mi prendono alle spalle, insomma, non è molto adatta. Comunque è divertente giocarci perché è assolutamente una novità che non si era mai vista prima. Dai, ti ho sparato in faccia, muori. Guardate quello là, guardate quello là, è morto prima che potessi sparargli. Poi ce n'è uno perennemente qua sopra che adesso lo lancio una granatina sperando di ammazzarlo. Eccolo qua. Ok, ok, ok. No, credo ci fosse un tizio sinceramente. Va bene, 17-9. Avevo fatto un inizio bello. Non sto proseguendo molto bene. Direi di non farmi recuperare. Preferisco vincere sta partita. Mannaggia, se i colpi non entrano però la vedo dura vincere sta partita, no? Comunque è interessante, ve lo dico. Porco giù, che camper. Ecco, speravo proprio di spawnare qua perché... per fare questo. Come potete vedere ho dorato sia il PPSH che ho diamantato i cecchini. C'è qualcuno qua sotto? C'è qualcuno là, ma non importa. Io adesso... ok, devo cercare di mantenere costante il numero di kill che faccio. Non così, direi che così non lo mantengo per niente costante. Mi aspettavo di trovare di nuovo il tizio camperato là. Felice di non averlo trovato. Muori. Dannazione. Devo riuscire ad arrivare primo. Mannaggia. Ma perché mi ha laggato? Ce n'è uno sempre in agguato dietro a 18. Adesso qua sotto ce n'è uno. Lo vedo, eccoti qua. Mori, mori, mori. E mannaggia, è vero che ho smirato, però è anche vero il fatto che non l'ho preso. Mi hanno sparato col cecchino. Mi hanno sparato col cecchino. Devo andare a prendere coloro che mi hanno sparato col cecchino. Qua c'è qualcuno, no? Siamo pari perché non sto trovando persone. Ok, ho trovato quello che dovrebbe essere regicida con me, che dovrebbe essere il primo. Vediamo, vediamo, vediamo. Non trovo nessuno, mannaggia, adesso mi pigliano da dietro, ne sono sicuro. Eccoti qua. Ah, sono secondo, porca miseria. No, no, voglio vincere, mi sto impegnando un sacco. Edda, sta laggando tantissimo, sta laggando davvero tantissimo. C'è quello col cecchino là sopra, infame, infame maledetto. Adesso ce n'è uno. Ce n'è uno qua, non riesco a salire, non riesco a salire. Vedete, vedete, questi sono i particolari che vi fanno capire che non è una mappa francamente adatta ad essere giocata. Porco Giuda con la mitragliatrice leggera, che odio, che odio. Però è francamente divertente giocarci, perché... non è una cosa che farei sempre, però è particolare, ecco. Sto ripetendo sempre le stesse cose perché sono molto molto concentrato e questo è assolutamente vero. C'è nulla. No, l'ho preso. È legale che non sia morto. È venuto a killarmi da dietro. Ok, sono secondo, sono a 25, il primo a 28. Non riesco a vincerla, non riesco a vincerla. Anche per il fatto che alcune kill non siano entrate per dei dettagli tipo il lag,
Che palle, perché non mi ha ricaricato subito? Vabbè, dai, già arrivare secondo potrebbe essere una cosa positiva. Magari uccidiamo questo. Sì, secondo, va bene ragazzi, va bene. Questa prima partita, perché la prima che facevo nel QG, avevo giocato a gioco delle armi, no, a caccia agli oggetti prima, cosa che non mi era piaciuta perché non sapevo minimamente che oggetti cercare, infatti avevo perso e mi ero innervosito. Comunque sono contento di essere arrivato secondo, anche se speravo di arrivare primo. Io ragazzi spero che vi sia piaciuto questo mini lampo su Call of Duty. Fatemi sapere se volete il video Snapchat, Snap, come cacchio si dice? Non lo so, Snapshot forse, riguardante Black Ops 4. E vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito, mi raccomando, a cliccare a mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Aspettate che vi faccio vedere la mia esultanza. Eccola qua. Voilà. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.